Applicare le leggi per fronteggiare le ecomafie in Irpinia. Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, che stamane ha tagliato il nastro del Museo Mira a Mercogliano insieme al sindaco Vittorio D'Alessio, non ha dubbi. Nei vuoti istituzionali trovano terreno fertile i reati ambientali. L'Irpinia, come testimoniato dagli ultimi report sulle ecomafie, fa sempre più gola ai clan, seconda solo alla provincia di Napoli, leader nazionale per reati ambientali, con un preoccupante più 72%. Nel 2023, infatti, sono stati registrati 1.203 illeciti, in particolare il traffico dei rifiuti e il cemento sono alla base degli appetiti dei clan. Ciafani intanto assicura che Legambiente seguirà con attenzione il monitoraggio e l'affidabilità degli interventi di bonifica nelle aree come il mandamento baianese, di recente devastate dalle alluvioni. Legambiente sul disastro ambientale verificatosi in Irpinia, nel Casertano, chiede, così come intende fare la procura, piena luce, di individuare eventuali responsabilità sui danni subiti da un territorio risaputamente a rischio sotto il profilo idrogeologico, ma mai messo al sicuro totalmente. La Campania purtroppo continua ad essere sempre in cima alla classifica dell'illegalità ambientale, questo soprattutto sul ciclo dei rifiuti e il ciclo del cemento. È importante utilizzare gli strumenti normativi che oggi ci sono, mi riferisco a magistratura e forze dell'ordine, che dal 2015, quando finalmente siamo riusciti a far inserire all'interno del codice penale i delitti contro l'ambiente. Questa sera, nel corso del programma di Festa Ambiente, Ciafani incontrerà la sindaca Laura Nargi. La svolta green del capoluogo passa inevitabilmente dall'applicazione di Traccia, il documento che indica il percorso per una giusta transizione ad Avellino. Ovviamente non si può chiedere solo al Comune di Avellino di dare un contributo concreto, bisogna lavorare tutti insieme, anche insieme alla Regione, per mettere in campo quelle azioni per ridurre le fonti di emissione, che tra l'altro sono fonti di emissione che hanno a che fare con l'inquinamento locale e che hanno molto a che fare con l'uso delle fossili.